Sotto la spinta e grazie alle risorse dell'Unione Europea, muta e si evolve anche il settore della ruralità, che lega il suo sviluppo a filo doppio con le politiche ambientali, offre ai coltivatori nuove prospettive di crescita, esplora ulteriormente la strada degli agriturismo e soprattutto quella delle agroenergie, quelle che trasformano i prodotti dell'agricoltura in energia alternativa. Il 2008 è stato un anno particolarmente impegnativo perché stiamo mettendo a regime praticamente tutto il piano di sviluppo rurale, che occorre ricordarlo, interviene con fondi comunitari, fondi dello Stato, fondi regionali e anche cofinanziamento dei privati. Un volume di investimenti globale che nei 7 anni stimiamo di oltre 1,5 miliardi di euro. Quindi un qualcosa di importante per la nostra agricoltura. Abbiamo attivato un asse molto importante, che è quello che riguarda le misure cosiddette agroambientali, quindi tutte quelle attività dell'operato dell'agricoltore che vanno a vantaggio dell'ambiente. Per quanto riguarda le imprese, a parte chi vuole diversificare, quindi vuole cambiare strada, chi rimane in azienda e vuole continuare a fare agricoltura utilizza questi finanziamenti seguendo le linee generali della competitività, cioè di migliorare la competitività. Ecco, la novità di questo piano è che non li vediamo più soli nell'andare a chiedere il finanziamento slegati da un contesto, li vediamo in un contesto che è quello che abbiamo detto di filiera, no? Quindi questo vedere il prodotto dal produttore agricolo, dall'allevatore al confezionatore al rivenditore alla promozione. Attenzione, quest'anno il piano di sviluppo rurale può intervenire anche con azioni promozionali. Per rappresentare la nuova cultura rurale che sta nascendo grazie all'impulso dei fondi europei, l'azienda agricola Fratelli Mini di Castrocaro è un chiaro esempio di come un'attività agricola di famiglia di tipo tradizionale abbia potuto evolversi in un'azienda moderna, affiancando alla coltivazione del prodotto anche la sua lavorazione e la sua commercializzazione. Siamo riusciti a impostare la nostra azienda agricola con degli investimenti importanti in campagna sulle nostre produzioni di punta, che sono pesche, nettarine, ciliegie, albicocche e susine. I fondi strutturali europei sono dunque diventati il mezzo su cui costruire il salto di qualità dell'azienda. È stato uno strumento importantissimo nella nostra struttura perché ci ha dato la possibilità di avvicinarci a certe macchine, a certe tecnologie che senza una piccola parte di finanziamento, di fondo perduto, non saremmo riusciti mai ad acquistare, perché sono macchinari che costano molto e senza un piccolo aiuto sarebbe stato quasi impossibile comprarli, insomma.